No, troppo ottimistica rispetto alle mie capacità. Sono una donna fiduciosa io. La ringrazio della manifestazione di stima, ma ovviamente non lo so. Qualche riflessione sul metodo, però forse possiamo farla. Intanto sulla comunicazione che le autorità e gli esperti stanno praticando in questa vicenda, che non è immune da difetti. Perché prendiamo spunto da un dettaglio che è una normalità nella scienza, ma che bisognerebbe sottolineare. Gli scienziati la pensano diversamente su molti temi e anche su questo tema, e dicono cose diverse, e in questo non c'è nulla di male. Però se ogni scienziato si presenta all'opinione pubblica, rilasciando a volte un numero di dichiarazioni che si potrebbe ridurre, e dichiara quello che dichiara come se fosse una verità assoluta, l'effetto di confusione Aumenta, dell'opinione certo. pubblica e della politica è piuttosto grave, quindi rimodulare i modi di intervento non sarebbe male da parte degli esperti e da parte dei politici. Lasciamo perdere le sciocchezze grossolane su cui possiamo esprimere un'opinione netta. Ho sentito ora che da parte della Lega si è chiesto che Arcuri vada in Parlamento a riferire, che è un'idiozia, mi scusate l'espressione esplicita, in Parlamento, nell'aula del Parlamento ci vanno i parlamentari o i membri del governo. Chiedere a un tecnico di andare a riferire in Parlamento dimostra come minimo una grave confusione mentale, che è uno dei sintomi di questo problema. Allora, dicevo, il metodo, di fronte a situazioni d'emergenza di cui non abbiamo chiari tutti i connotati, le procedure corrette di azione in generale sono procedure integrate, fare più cose per tentativi non rischiosi, minimizzando il pericolo delle iniziative. E allora si tratta di cominciare, provare, verificare, 3 giorni dopo vedere che succede, eventualmente aggiustare la rotta, non prendere iniziative che producano rischi catastrofici. Le voglio raccontare una storia, è una storia molto istruttiva sulle conseguenze non volute, è quella che ha dato luogo a quello che si chiama il Cobra Effect, e ora spiegherò perché si chiama così. Nel XIX secolo, Nuova Delhi, in India, era popolata da cobra, ce n'erano tantissimi, e questo era un problema per il governatorato inglese. E quindi decisero di risolvere il problema dando una ricompensa per ogni cobra morto che fosse stato portato dai cittadini, per lo più indiani, di quella città. Il piccolo problema fu che per guadagnare i cittadini cominciarono ad allevare i cobra e a portarli per prendere soldi. Il governatorato allora disse: no, vabbè, non mi lascio fregare in questo modo, e eliminò la ricompensa, e quelli che avevano allevato i cobra li liberarono per le strade della città, producendosi un effetto catastrofico. Ecco, pensare alle conseguenze non significa arrovellarsi e rimanere immobili, si tratta di prendere iniziative controllabili che non includano rischi catastrofici. Allora